Allora, questo è il nuovo layer su Fear, a quanto pare. L'ho scoperto a casissimo una mezz'oretta fa, e quindi letteralmente il tempo di scaricarlo e far partire la live, anche perché da quello che ho capito non durerà neanche tantissimo questa demo, una mezz'oretta giù di lì. Quindi non vedo l'ora. Io non ho giocato gli altri Layers of Fear, ma li ho visti e davvero, davvero non male, davvero non male, devo dire la verità. E quindi giochiamo. Vediamo, vediamo com'è questa demo. Sì, dai, direi così che va bene. I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Taking what's mine. Allora, ricordo più o meno che nel primo, perché il secondo non lo ricordo tantissimo, ma il primo parlava di questo padre che era un pittore sostanzialmente, e che effettivamente, se non erro, aveva una figlia. Quindi potenzialmente la protagonista potrebbe essere la figlia del primo, diciamo così. Non ricordo, sinceramente, perché è passato un po' di tempo. Allora. È proprio la velocità del mouse, che porca miseria. Ridurlo, non so. Ok. It made me think of your poem. Congratulations. Oh, che carino. Interagire, no. Ok. Sembra ci Qua non si passa. Io non credo si possa saltare un po'. Corriamo un pochettino. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage.
Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Zero faro è a sua disposizione. No, siamo in un faro. No, vabbè, ma io adoro questa cosa. Ok. Andiamo, sì. Andiamo, dov'è? Telefono. Che belli questi telefoni così, madonna. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. Now, it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Okay. Now that was a conversation I was too sober for. E quindi questa è una scrittura. Ora. Faccio qualcosa. Questo va bene. Mi sa anche questo. Whole lighthouse is at your disposal. Sì. Ha ragione la signora, tutto chiuso. Di qua non posso passare. Aspettare. Così. Ok. Cosa è successo? Comunque bella la macchina. Andiamo a vedere. Caspita! Ah, ok. Tutto aperto. Andiamo di qua. No, aspetta, com'era la torcia? Non è vero, non c'è la torcia, ci sono solo un sacco di topi. Ok, mi puoi dire solo... porte autochiudenti, però non so. La porta? Giustamente, chi cigola. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Guarda costiera, non lo so, qualcosa. Qualcuno, anzi. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring?
Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Ok. Io ricontrollo perché qua porte che si aprono da sole a sto punto. Cioè, il faro con le scale che vanno verso giù, cioè, non dovrebbero andare verso su, vabbè, non lo so. Ma questo è il primo! Il primo, ok, strano. La miseria, adesso saranno tutte chiuse, vuol dire. Lo chiude, lascia aperto. Niente. cioè, una volta aperti si chiudono in automatico. Va bene, ok. Tranne questo. Però, dall'interno. No, no, this is private. Cacchio. Porca miseria, un dialogo. Vabbè. Ok. Ok. Andiamo avanti. Si apre, sì. E si chiude anche da sola, mi sembra giusto. I hereby resign from service as maiden. House. Avanti. Io ricordo un po' l'uno. Succedono cose bellissime in questa casa. In effetti, ecco. I topi che camminano è la cosa minore. Non c'è niente. Ah. Morfino, ok. No, e dai però. Niente. Niente. Lo sapevo io. Tornate indietro? Non l'ho visto. Ma c'era un tastino per la torcia. Dove cacchio è? E io premo così, ma non succede niente. Bene. Quanto piacere tutto ciò. Ok, questo dovrebbe essere un pezzo del quadro.
luci rosse. Quadro dentro. Già, avevo dimenticato che c'era il cambio di delle stanze qua, è vero. Porca miseria. Avevo dimenticato sta cosa. Okay. Allora, mo, da dove cacchio arrivavo io? La domanda. I always loved painting blood. Ok, questa dovrebbe essere la voce, se effettivamente è il padre. Credo che adesso stiamo interpretando il padre. No, un'altra porta, aspetta un attimo. Is this the right door for you? No, no. Non credo. Signora, non ne sono sicura. You always wanted to have a huge garden. Green calmed your nerves, you said. Vero. Is this the right door for me? Okay. Un attimo. Si vede niente. Ok, allora, aspetta. Ci siamo qua. Più o meno a caso. Miseria. Allo. Porca. Miseria di nuovo. Ok, sempre chiuso. E la porta. Niente, è finito il gioco. Ah no. Oh no. Non mi sembra un posto sicuro questo. Così è a occhio, dico. Quando però? Una candela? Ecco qua c'è tutto. Non riesco a capire cosa sia questo. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Ma in che senso? E poi c'ho fatto. Un'altra candela. Ok. Ok, non posso tornare giù, quindi devo fare qualcosa qua. Ma non c'era un inventario qua in questo gioco. Ah no, ok. Ah, ok. Le cose le metto in automatico. We can have electricity in the bedroom and in the piano room. Apart from that, if you don't want to be around fire, just don't go near it. Ok, allora. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Ok, quindi adesso la lanterna. Questa qua mi ricorda un po'... oddio, come cavolo si chiamava quel gioco? Mm.
Vabbè, non mi verrà mai il nome. Sì, ho capito che devo usare questo. Machine for Pigs era tipo il secondo sottotitolo, comunque forse era il 2, non mi ricordo, ma non mi ricordo come cavolo si chiamava la serie. No, aspetta. Ah, ok, così. Ok. 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 Oh. Since my last letter, things only got worse. Yesterday, a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Okay. Realistico questo quadro. C'è qualcosa qui? Io ho visto male. Niente. Up today. I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Understand, I'm working in here. I swear if I'm interrupted one more time. Allora, questa è chiusa. Non abbiamo deciso niente. I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Ma c'era sta porta? Madonna, io non mi ricordo. Allora, era così. Così. Oh, porca miseria. Madonna. Ok, via da qui. Oddio, che schifo. Cos'è sto rumore? Uh,
questa parte me la ricordo. Cosa del grammofono me la ricordo. The only thing that could make her smile. Donna. Presto. Eh sì, ma devi mettere il disco sopra, sennò ecco, bravissimo. Sennò. Ah no, quello serviva per caricarlo. Ah, ok, ok. Ok. Ansietta. Allora. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Che schifo. Però sì, ok. Ok, e siamo ritornati qua. Perché nel primo ogni pezzo che trovavi pare che andasse qui dentro. No? Lo ricordo. Pare qua diverso, non so. Capitolo 5, cioè proprio facendo un attimo saltare capitoli. I needed to remove the flesh from the bone. Ok, questo è lo scopo che abbiamo trovato. I was lost as to how. E questa è la sega che abbiamo. Ok. He simply wasn't enough. No, this is private. Okay. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality, till the shapes sharpen, and I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass, and he retreats to his nest in the iris of my left eye. Okay. La miseria ladra. Cos'è? Cos'è? No, 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 no. No, 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 no. Signora,
Parliamone. Parliamone. No, no, no. Parliamone. No, non si può parlare. Cioè, dai, non mi dire che la demo finisce così. Invece no. Una signora di poche parole. Ok. Allora. Ok, ricordo anche questa scena, la stanza dei quadri. Questa era abbastanza incasinata questa parte. No, no. Morte non è? Uno stato o uno strato? No, no. Non so neanche dov'è che appaia sta roba. Anyway. In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. In other words, don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. A husband in mourning, a momentary lapse of reason, an overzealous bureaucrat. Trust me, this is our best option. Considering what you've been through lately, I'd say we have a good 50-50 chance of a good outcome. But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts, no more rambling. Better yet, no public appearances whatsoever. You could still get your daughter, though. Okay. Controllare cosa, ma credo di no. Ho una scarpa. Ok. Credo di aver... Dai. Ok, ipotizzo che questo non posso riprenderlo. Cacchio. Oh no, chiudi. C'è nessuno. Occupato. Dai, però. Dove sono? Dai, però, cos'è? Ma perché, signora? Perché non va a dormire? Ma io non lo so.
Mi è il dubbio che io debba usare la lanterna. Adesso. Mi boh, il caso. Grande parte. Fa tutto sempre dritto. Però tanto arriva da lì. Qua. Vedi che qua la luce si vede così. Dai. No, non credo però. Vedete la luce, non credo. Mi aiuto. O no? Mamma mia, queste cose io le odio però. Tutto quando il personaggio va piano. Ok, credo di qua. Ok, ok. Sono tutte le porte, ma vabbè. Ok. Ok, non devo andare di lì. Lì è chiuso. No, di là è chiuso. Chiaro? Devo capire da dove cacchio arriva, però. Eccola! Via, 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 via. Oh, perché va più veloce? Ok. Madonna, ste porti si aprono dal verso sbagliato. No, 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 non c'è nessuno. Che porta apriti! Guarda, 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 guarda. No, ho sbagliato strada. Porca di quella miseria. No, no. Qua. Non mi ricordo neanche più dove ero andata prima. Ma no, di qua ero passata però, c'è la porta rotta. Chietta. Sì, ero passata. Di qua? Ah, la trovo davanti. E di qua. Di qua, proprio ragioni. Forse chi si muovono sempre. No, oh, destra o sinistra, non lo so. Oh, eccolo, eccolo l'altro. No, no, oh, di qua, non lo so, non lo so. Guarda, oh, sta finito. Ok, dovrei andare credo di qua. No, però stavolta non lo so, mi sono persa. Non so dove sono. Sono un posto nuovo. No, di qua. Di qua. La musica. No, dai, ci sono passata già di qui. Forse. Credo. Sembra. No, devo andare. Forse. Ok, sì. Signora, però. No, no, no. Via, 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 via. Signora, non mi può lasciare in pace, chiedo, eh. Solo per curiosità chiedo.
Così. Siamo di qua. Ipotizzo di qui, non lo so. Sì, sì. Questa strada c'è. Di qua. Chiudi di sta porta! Perché non si chiude. Ok, si è chiusa. No, no, non c'è nessuno. È finito! È finito! Porca miseria! Che ansia questa parte! Madonna mia! Ed era il quinto capitolo, mi pare, di aver intravisto. Porca miseria, non ricordo che questa parte qui c'era nel primo. Credo di no. Madonna. Ok. Molto interessante, devo dire la verità. Bello. Per quel poco che si è giocato, comunque sembra molto... Beh, sotto alcuni punti di vista simili al primo, perché ci sono pezzi che sono uguali al primo, ma tecnicamente, se quello che dedurre io, la tizia che è entrata nel faro a scrivere è la figlia del pittore, probabilmente sta scrivendo la storia di suo padre, non lo so, e quindi nello scrivere rivive un po' quello che è già successo nel primo capitolo, non idea. Comunque, a parte questa parte anzettina, cioè bello. Bello, però ci sta, dai, alla fine è un horror, quindi anche questa parte ci sta. Molto molto bella, molto bella. Beh, bellissimo che l'ho scoperto a casissimo sta demo, sono molto contenta di averla giocata.